Per anni abbiamo qui esaminato verità e conoscenze scientifico-spirituali e abbiamo cercato di avvicinarci dalle direzioni più diverse a quello che crediamo di poter chiamare scienza dello spirito. Sarà opportuno, proprio nell'ambito delle osservazioni che da ultimo abbiamo svolto in questa sede e che ancora svolgeremo, domandarci che cosa la scienza dello spirito in fondo debba e possa dare agli uomini del presente. Per quanto riguarda i suoi contenuti, ne conosciamo una buona parte grazie alle nostre osservazioni e quindi possiamo tentare di rispondere alla domanda: cos'è che la scienza dello spirito può dare all'uomo del presente? Dobbiamo anzitutto fare attenzione a distinguere nettamente la vita scientifico-spirituale, il movimento scientifico-spirituale, da qualsiasi tipo di società costituita, da qualsiasi società teosofica. La vita mostrerà sempre quanto sia necessario che coloro che vogliono coltivare la scienza dello spirito trovino il modo di unirsi tra loro, ma questa unione si rende necessaria più per come è fatta la vita che sta al di fuori della scienza dello spirito che per quanto vive al suo interno. La scienza dello spirito può essere assolutamente portata agli uomini come viene portata la chimica, e gli uomini potrebbero avvicinarsi alle verità scientifico-spirituali come si avvicinano alla chimica o alla matematica. Il modo in cui poi l'anima del singolo accoglie in sé la scienza dello spirito e ne fa l'impulso trainante della sua vita, questo riguarda ogni singolo individuo. A rendere necessaria l'esistenza di una società teosofica è semplicemente il fatto che la scienza dello spirito entra a far parte della cultura del nostro tempo come un insieme di conoscenze del tutto nuove, motivo per cui non basta alle persone la generale disposizione animica del presente per accogliere la scienza dello spirito. Essi hanno bisogno anche di una speciale preparazione del sentimento e del pensiero. E una tale preparazione si può raggiungere soltanto attraverso la vita comune in gruppi di studio o cose simili. In tali sedi si acquista un certo modo di pensare e di sentire, per cui si impara a prendere sul serio cose che la cultura generale oggi considera addirittura assurde fantasticherie. A questo si potrebbe obiettare che la scienza dello spirito viene diffusa anche attraverso conferenze pubbliche. Ma proprio coloro che fanno parte della nostra cerchia sanno bene che tanto il tono quanto l'atteggiamento di una conferenza dovranno essere del tutto diversi a seconda che ci si trovi di fronte ad un pubblico non preparato oppure che ci si rivolga a chi dà pieno peso alle cose di cui si parla, a partire dal più profondo impulso del proprio cuore. In un prossimo futuro, queste differenze si manifesteranno in modo sempre più marcato. L'ostilità della cultura ufficiale contro tutto ciò che appartiene alla scienza dello spirituale diventerà sempre più forte. Proprio perché la scienza dello spirito è qualcosa di massimamente adatto ai tempi e di necessario, il rifiuto che gli uomini sentono nei suoi confronti è fortissimo. Ma per quale motivo le cose stanno così? Questo è qualcosa che lo scienziato dello spirito dovrebbe ben capire, ma che sarebbe difficile anche solo tentare di chiarire ad un pubblico non preparato. Lo scienziato dello spirito sa che ci sono delle entità luciferiche, entità rimaste indietro che operano attraverso le anime degli uomini e che hanno tutto l'interesse ad incrementare i loro attacchi nella stessa misura in cui gli esseri umani si sforzano di progredire. Quindi anche la ribellione degli uomini nei confronti della scienza dello spirito dovrà essere necessariamente fortissima in tali tempi. Se una cosa non si discosta molto da quello che avviene dappertutto, sarà difficile che essa trovi una forte opposizione. Ciò di cui gli uomini invece hanno più sete interiormente susciterà anche gli attacchi più forti.
La società teosofica è una sorta di argine di protezione contro questi attacchi del mondo esterno. Nel rivolgersi ai suoi membri si parla a persone che hanno una certa comprensione per i temi in questione. Quanto si fa lì non riguarda chi ne sta fuori, anche perché se oggi una cosa viene presentata pubblicamente, tutti credono di dover dire la loro. E quanto meno uno ne capisce, tanto più crede di dover dire la sua. Da un punto di vista puramente scientifico-spirituale, non sulla base di quello che ci avviene nella società teosofica, ci possiamo porre la domanda seguente. Quali sono le cose importanti che devono essere instillate nell'umanità? Sono quelle di cui l'umanità attuale è maggiormente assetata. Riguardo a questo si può essere molto fraintesi, perciò la scienza dello spirito va distinta da ogni tipo di società. La scienza dello spirito deve portare nuove verità, ma una qualsiasi società non potrà di certo vincolarsi a delle verità. Sarebbe assurdo chiedere: di che opinione siete voi teosofi? Se si intende per teosofi i membri della società teosofica, perché allora un'intera società dovrebbe sottoscrivere per statuto determinati dogmi. E questa è una linea divisoria netta tra settarismo e scienza dello spirito. Si può essere uniti in una società solo sulla base di un impulso naturale, quello di essere alla ricerca di conoscenze riguardo realtà spirituali. Questo impulso non è un dogma, perché per definizione chi cerca qualcosa non l'ha ancora trovato. E proprio questo essere alla ricerca costituisce quell'elemento che può unire gli uomini. Invece diverso è chiedersi che cosa porti la scienza dello spirito in quanto tale all'umanità. Essa porta qualcosa di analogo a tutte le verità nuove che sono state conferite all'umanità. Ora, tra le cose che abbiamo da porgere all'umanità, ce ne sono alcune che non si possono considerare tra le più importanti, se parliamo delle verità nuove che devono venir portate agli esseri umani. La novità che il movimento scientifico spirituale deve portare consiste nel fatto che due verità che sono tra le cose più importanti in assoluto, devono venir presentate all'anima umana in un modo sempre più convincente, ovvero la verità della reincarnazione e la verità del karma. Il ricercatore dello spirito oggi trova sul suo cammino, in primo luogo, la necessità di una consapevolezza riguardo alla realtà della reincarnazione e del karma. Ad esempio, non possiamo dire che nella cultura occidentale certe cose, come la possibilità di elevarsi a mondi superiori, appartengono alle novità fondamentali di questo nostro tempo. Chi conosce Jacob Bohm e la sua scuola, o Swedenborg e altri, sa che da sempre gli uomini hanno avuto l'impulso ad elevarsi dal mondo dei sensi ai mondi superiori. Anche certi altri aspetti della nostra cultura non rappresentano una novità fondamentale. Quando ad esempio parliamo della questione del Cristo, non è questo tema la cosa importante rispetto al movimento scientifico spirituale in quanto tale. La cosa fondamentale invece è il modo in cui la cristologia si presenta alla luce delle verità della reincarnazione e del karma. La questione del Cristo ha da sempre interessato la cultura occidentale. La gnosi, il cristianesimo esoterico del Graal ed altre correnti se ne sono occupate. La realtà della reincarnazione e del karma richiedono però un tipo di conoscenza nuova sulle antiche questioni. Al tempo di Lessing, reincarnazione e karma si fecero timidamente strada nella vita culturale dell'Occidente e si vede a tal proposito il suo saggio dal titolo L'educazione del genere umano. Il fatto però che la reincarnazione e il karma diventino parte integrante della coscienza umana, come deve accadere grazie alla scienza dello spirito,
è qualcosa che può verificarsi soltanto nel nostro tempo. Il rapporto tra l'uomo e la scienza dello spirito, perciò, consiste nella questione se egli riuscirà o meno a prendere posizione nei confronti della reincarnazione e del karma. Però dobbiamo anche aver chiaro cosa significa per l'umanità se reincarnazione e karma diventano una conoscenza che compenetra la vita quotidiana, come hanno fatto in precedenza altre verità. Questa conoscenza è destinata ad investire ancora più a fondo la vita quotidiana di quanto non abbia fatto la concezione copernicana del mondo. Con quale rapidità è penetrata nell'umanità la concezione copernicana del mondo? Nonostante essa esista in realtà da pochissimo tempo, è pure arrivata ad afferrare gli animi fin dalla scuola elementare. Ora però c'è un'importante differenza fra l'accogliere il sistema copernicano e l'accogliere le verità di karma e reincarnazione. Questa differenza può essere detta solo a persone preparate, perché a chi è estraneo al movimento della scienza dello spirito si rivolterebbe lo stomaco al sentirne parlare. A cosa è dovuto il fatto che gli uomini abbiano accolto così velocemente la concezione copernicana del mondo? Visto che da parte nostra non vengono mai espressi giudizi spregiativi nei confronti della scienza naturale moderna, possiamo dire anche quanto segue. Una cultura piena di superficialità è stata il presupposto perché gli uomini potessero limitarsi esclusivamente alla dimensione spaziale nelle loro concezioni sul sistema solare. Invece, ci sarà bisogno di una profonda interiorizzazione per poter far proprie le fondamentali verità della scienza dello spirito, specialmente quelle relative alla reincarnazione e al karma. Dobbiamo aver chiaro il fatto che ci troviamo al confine tra due epoche, l'epoca della superficialità e l'epoca del necessario approfondimento, ovvero dell'interiorizzazione dell'anima umana. E allora dobbiamo chiederci, come dovrà configurarsi la vita sotto l'influenza delle idee della reincarnazione e del karma? Cosa vuol dire in realtà per l'uomo riconoscere che reincarnazione e karma sono una verità? Niente di meno che il raggiungere, attraverso la conoscenza di queste realtà, un ampliamento dell'io umano oltre determinati confini che di solito vengono posti all'umana conoscenza.